Salve a tutte e tutti, è il vostro capitano Santen Chan che vi parla ed in modo particolare saluto il mio caro Marco Travaglio. Questo video lo faccio come videoblog in risposta a un mio seguitore che mi domanda se io intendo utilizzare il nome del nostro caro giornalista a motivo di farmi pubblicità. E si sbaglia, innanzitutto perché sono circa 6 mesi che io gestisco questo canale di YouTube Santen Chan e non ho bisogno di utilizzare nessun nome, perché già ho 13.000 e passa visioni e ho avuto più di 100 iscritti fino adesso. E poi apro una parentesi, io seguo Marco Travaglio dagli anni 90, quindi se io metto risposta o consigli o suggerimenti a Marco Travaglio nel titolo dei miei video, è perché realmente gli voglio mandare dei messaggi, così sono certo che lui magari mi segue, perché io lo ammiro, lo seguo, sento sempre quello che ha da dire e quindi vorrei stabilire un dialogo. Non credo che questo sia male o sia sfruttarlo, al contrario. Io credo in un dialogo aperto e democratico e poi, perché lo stimo e lo ascolto, vorrei avere questo dialogo con lui. E la ragione di questo? Beh, da quando ho visto un suo video, Una nave senza capitano, io ho iniziato a mandargli dei messaggi. Il mio primo videoblog per Marco Travaglio è stato "Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, non l'affondare". E lì gli dico delle cose. E se volete sapere quali, andate a vedere il video, che magari io forse vi lascerò un link nel testo di questo video. Però per nessuna ragione sto sfruttando nessun nome, come qualcuno mi ha suggerito. Non so, qualcosa per far aumentare le coincidenze dei miei video, perché non ne ho bisogno. Già mi hanno visto 13.000 volte in 6 mesi. Sono molto popolare già per conto mio. Ma perché proprio gli mando dei messaggi a Marco Travaglio, perché il capitano della nave vorrei essere io. Sul serio, eh? Quindi seguitemi in tutti i miei video per sapere le mie idee al rispetto, perché veramente vorrei essere il capitano della nave. Marco, tu lo sai, perché già mi hai visto in qualche video. Lasciamela comandare a me la nave. Guarda. Già c'ho l'uniforme da capitano. Vabbè, mi mancano i gradi, ma a quello si può sempre porre rimedio, anche con un patentamento, cioè col tesserino della nave. Saluti a Elo Viola e a Laura, che adesso non mi ricordo come si chiama, e a tutti voi. E mi raccomando, seguitemi, E poi appunto, i miei sono veri consigli e suggerimenti e domande che faccio a Travaglio. Nessuno sfruttamento dei nomi. Ciao! Spero sia rimasto chiaro.